Radio GBJ International Sound, state ascoltando Astral Music con Fuego Astral, la vostra musica per la pace mondiale preferita. Ogni venerdì sera alle 18.30 e ogni sabato alle ore 20. Slappatore, come ben sapete, sono italiano, ma ogni volta ci sono haters che si lamentano dicendo che il mio canale non è italiano perché parlo in inglese. Così, per questo motivo, ogni anno faccio un video tutto in italiano per smentire queste accuse gravissime nei miei confronti. Scacco matto, odiatori. Comunque, l'anno scorso vi avevo fatto una promessa. Se questo video raggiunge 500.000 mi piace, forse farò una terza parte. Altrimenti... incredibilmente, quel video ha raggiunto 500.000 mi piace. Assurdo, specialmente se pensiamo che in Italia vivono solo 13.000 persone. Incredibile. Sono commosso e incazzato nero, perché adesso mi tocca scrivere tutti i sottotitoli in inglese per i diversamente italiani. E mi tocca perdere ore e ore e ore e ore. Stronzi. Fare video completi e ben fatti non è nel mio stile, ma per oggi farò uno strap, grazie. Ma questo non è solo un video dove parlo in italiano, no. Questo è un episodio di una serie chiamata Basso, che sta per Basso in giro per il mondo. Un'incredibile serie dove in ogni episodio scegliamo una nazione e tutti insieme, vicini vicini, guardiamo e ascoltiamo alcuni dei migliori bassisti di quella nazione. Chiaramente oggi, visto che parlo in italiano, la nazione in questione sarà il Burundi. Scherzo, ci cascate subito. Ovviamente parliamo dell'Italia. Epico! Ma prima di iniziare, se sei italiano, devi slappare mi piace adesso. Scrivi un commento, iscriviti al canale, dammi 50 euro e tutti i numeri della tua carta di credito. Adesso, altrimenti non sei un vero italiano. Sono molto contento di poter finalmente parlare dei bassisti italiani, perché ce n'è uno in particolare di cui sono veramente un seguace, un ammiratore, Davide Biali. Lo ritengo uno dei bassisti migliori degli ultimi 16 anni. Spero di incontrarlo un giorno. Alcuni mi dicono che gli assomiglio, ma io non credo. Magari fosse così bello. Comunque, ci sono altri bassisti italiani. Vediamoli insieme e guardate tutto il video, perché in un momento a caso ci sarà una battaglia di bassisti a colpi di basso. Primo bassista italiano. Alex Moukala è un bassista italiano, ha un canale internazionale dove parla sempre in inglese, mi copia. Grande. Prossimo bassista. Sta videocamera già fa stare ferma un secondo, così riesco a vedere cosa sta succedendo. Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, gruppo italiano che ha acquistato una fama internazionale dopo la recente vittoria degli europei di calcio 2021. È una bassista? Sì. È italiana? Sì. Bene. Prossimo bassista. Velocissimo slap, sono fiero di te, Pier Piras. Prossimo bassista. Saturnino 69, Le Mans, storico bassista di Jovanotti e non solo. Bel video, complimenti. Bella
la jam fra questi due bassisti italiani. Slap, tapping, fingerstyle. Incredibile, ragazzi, lui ha abbinato percussione, melodia e basso tutto insieme in un momento che è una cosa difficilissima da fare. Sagge parole dette da quest'uomo diversamente dotato di capelli. Quello che ha suonato è veramente difficilissimo. Epico. Prossimo bassista. Bella jam da parte di Simone Vignola. Sono molto fiero di tutti questi bassisti italiani. Incredibile linea di basso. E la cosa più incredibile è che sta suonando in mezzo alla strada. Pericolosissimo. Federico Malaman, uno dei bassisti migliori non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ha suonato con dei mostri sacri del basso come Wooten e Marcus Miller, ma non ha mai suonato con Davide Viale. Questo è inaccettabile. Federico Malaman e tutti i bassisti italiani di questo video, io vi sfido a una battaglia di basso adesso. Thank you.
Allora, com'era questa battaglia di basso? Scrivete un commento adesso. Un grande grazie a tutti i bassisti italiani che hanno partecipato a questa jam. Io ho lasciato il link ai loro canali in descrizione, quindi vi dovete iscrivere a tutti loro. E iscrivetevi anche a me, stronzi. Questi erano i bassisti italiani. Lo so che ci sono altri 14.000 bassisti italiani, ma per adesso ci fermiamo qua. Spero che questo episodio di basso vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo video. State funky, bros. In un mondo dominato dalla trap, trapalmi sulle slot, riesci a roulette, con 33 colpi dentro la glock. Finalmente su pacchi importanti abbiamo risentito del buon vecchio rock e rivisto una vera rock band suonare degli strumenti. Loro sono i Maneskin e con il brano Zitti e Buoni, dal sapore hard rock e anche un po' funk rock, hanno vinto Sanremo 2021 prima. Vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti sarò chiuso fuori, non li prendo a calcio sti portoni. E poi trionfato all'Eurovision Song Contest. Siamo fuori di testa, ma li resti da loro. Run it up, make some noise! Una cosa di questo tipo, che un esordiente vincesse Sanremo e poi subito dopo l'Eurovision, non si verificava dal 1964 con Gigliola Cinquetti e Non ho l'età. Su questo canale ci occupiamo di basso, quindi non possiamo che essere felici nell'aver rivisto il nostro strumento protagonista su palchi così importanti fra le mani di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin appunto, che tra l'altro in queste circostanze ha sfoggiato uno strumento molto particolare. Ovviamente ne parleremo dopo la sigla. Chiaramente i Maneskin sono un po' sulla bocca di tutti in questo momento, no? Specialmente di tanti musicisti che invece di gioire un pochino di questo grande successo dell'Italia e del rock, della musica suonata su pacchi così importanti, devono, come sempre, criticare, quindi vedere i lati oscuri della vicenda, quindi il playback sì, il playback no, eccetera, eccetera. Io sorvolerò su queste questioni, mi limiterò a dire due parole sulla band, che io apprezzo tantissimo perché esprime una grandissima energia sul palco e riporta davvero in auge un sound di cui si sentiva il bisogno. I Maneskin nascono a Roma nel 2016 e già nel 2017 salgono alla ribalta partecipando all'undicesima edizione di X Factor Italia, dove sotto la guida di Manuel Agnelli si classificano secondi. Contemporaneamente esce il loro EP Chosen, che sarà doppio disco di platino, e di là partirà una carriera intensa fatta di live e di registrazione in studio. Molti di noi li ricorderanno per il tormentone Torna a casa. Quindi Marlena torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Ci ha accompagnato per un lunghissimo periodo, questa Marlena che torna a casa, insomma è stato un leitmotiv delle nostre vite per tanto tempo. Ovviamente non hanno fatto solo quello, hanno fatto tanto altro e comunque è stato un piacere vederli su palchi così importanti con tutta questa energia di band che, diciamocelo, alla musica italiana e non solo italiana mancava proprio. Energia di band che passa ovviamente oltre che per il sapersi muovere anche per un look che spacca, diciamolo, e a me hanno ricordato le grandi band rock dagli anni 70 in poi. Non faccio nomi perché poi subito la critica è dietro l'angolo, però avete capito a chi mi riferisco. Insomma,
un impatto scenico notevole. E abbiamo visto la bassista Victoria De Angelis presentarsi con questo basso. Quindi in questo video approfondiremo proprio questo basso, che ovviamente è stato scelto sicuramente per ragioni sceniche, ma ha un grande perché anche come suono. Di che basso si tratta? Danelectro Longhorn. E questa è una riedizione, come penso anche quella di Victoria. Prima di entrare nel vivo del video e farvi sentire un po' questo bassetto, vi vedo che state scalpitando per sentire come suona, ovviamente devo fare due doverosi ringraziamenti. Il primo va a Marco Machera, che è il possessore di questo esemplare. Marco è un carissimo amico, ma è soprattutto un bravissimo musicista, cantautore, fenomenale bassista, ha una produzione discografica ampia e in continuo divenire, e mi sono ricordato, quando ho visto Victoria De Angelis imbracciare questo strumento, proprio del brano di Marco Ugly Song, a cui è stato dedicato un video. Quindi la mia mente immediatamente è riandata a Ugly Song, dove Marco imbracciava questo strumento, e ovviamente l'ho contattato e lui molto gentilmente me lo ha messo a disposizione per metterci le mie manacce sopra. Quindi grazie di cuore Marco, e se volete conoscere meglio la musica di Marco Machera seguite il link Bandcamp in descrizione. L'altra persona che ringrazio di cuore è Cesare Bonomi, aka The Nerd Bass, che fa parte della community ed è per me un aiuto importantissimo quando si tratta di reperire informazioni su modelli di basso così particolari, soprattutto quando in rete queste informazioni non si trovano. Quindi grazie Cesare, lascio il link al blog di Cesare in descrizione se volete visitare questo blog, è pieno di cose interessanti e di nerdate bassistiche. Tornando allo strumento, prendo proprio il tablet con le info che mi ha girato Cesare e leggo: Danelectro nasce nel 1954 a New York da Nathan Daniel, inizialmente producendo sotto il marchio Silverton strumenti venduti per corrispondenza. Il Longhorn nasce nel 58 in tre versioni, uno a scala 34 con 24 tasti, in realtà era un 33,5 come scala, uno a 6 corde a scala corta, tipo il Bass 6 Defender per capirci, e infine una versione a scala corta del Longhorn definita appunto Shorthorn a 15 tasti. Il modello attuale, che è un reissue degli anni 2000, è una via di mezzo fra il Longhorn originale e lo Shorthorn. In pratica è uno scala corta, quindi scala 30, ma con 24 tasti, quindi prende la scala corta dallo Shorthorn e i 24 tasti dal Longhorn, e comunque si chiama semplicemente Danelectro Longhorn, ok? I pick-up sono i famosi Danelectro Lipstick. Perché si chiamano lipstick? Perché originariamente furono messi appunto come case dentro delle confezioni di rossetto. Quindi questi sono proprio cilindri da rossetto, una partita di cilindri da rossetto che fu usata per costruire questi pick-up così caratteristici, che danno appunto il tipico suono twangy a questi strumenti, un po' metallico. Al suono sicuramente contribuisce molto anche il fatto che sono hollow body, semi hollow, perché c'è un telaio incompensato e sopra e sotto un top di masonite, materiale molto particolare, non usatissimo per gli strumenti, quindi usato solo per alcuni strumenti. La masonite è appunto una sorta di compensato pressato, mettiamola così. Quindi diciamo strumenti, se vogliamo, cheap, ok, abbastanza economici, però dal suono molto molto particolare che li hanno fatti anche un po' tornare di moda. Una cosa molto particolare di questo strumento è il fatto che non ha un truss rod, quindi quando montate le corde, ovviamente devono essere corde per scala corta, oppure possono essere anche corde per scala lunga, ma vanno adattate con molta, come dico, un certo lavoro. Quindi io qui ho adattato delle corde da scala lunga, togliendo l'avvolgimento esterno al Mi, bisogna farlo con molta attenzione perché si rischia di non far suonare più bene la corda, anche perché le chiavette sono molto piccole, hanno dei fori molto piccoli, quindi non è facile fare questo adattamento, se no risolvete comprando delle corde apposite. Sicuramente, ecco, il suono tipico di questi strumenti è dato appunto, come dicevo, dai pick-up e anche dal fatto che sono semi-hollow, e il fatto che non hanno un truss rod, insomma,
li rende, se vogliamo, un pochino scomodi per quelli che sono abituati a action rasoterra. Non è facilissimo ottenerle, perché comunque il ponte permette regolazioni fino a un certo punto, cioè il ponte è sospeso tipo su tre viti, ok, che praticamente si possono regolare per abbassare un pochino. In più ci sono le sellette regolabili, però è chiaro che il relief del manico è quello che vi esce a seconda delle tensioni della corda, quindi si può fare poco. È un basso sicuramente molto adatto a fare scena, ma non adatto a virtuosismi, questo è poco come sicuro. Però il suono ha il suo gran perché, e io direi passiamo proprio a sentircelo. Strumento che ha dei controlli molto molto essenziali, quindi una leva che ci consente di selezionare o il pick up al manico o il pick up al ponte o entrambi, un volume e un tono, quindi possibilità di blend fra i pick up non ce ne sono. E chiaramente il meglio lo dà con tutti e due i pick up, come avete sentito anche dalle prove che abbiamo fatto. Molto interessante è il suono che si ottiene con un plettro e tutti e due i pick up aperti. E ve lo faccio sentire con un giro di basso abbastanza sconosciuto. Spero che questa breve e rapida recensione di questo strumento così particolare vi sia stata utile. È uno strumento che sicuramente Victoria ha scelto anche per ragioni estetiche legate al look, perché non è comodissimo da suonare, ecco, chiaramente. Poi l'abbiamo vista suonare dal vivo con tanti altri strumenti, quindi diciamo questo strumento in mano a lei ha fatto apparizione proprio su questi grandi palchi. Però speriamo insomma che i Maneskin facciano tornare un po' di voglia di suonare ai ragazzi, ok? E soprattutto si spera che il basso elettrico, ecco, prenda una sua autonomia, e mi auguro proprio che non abbiano detto a Vittoria, come spesso dicono ai bassisti, che bella chitarra che hai, ok? Vi ringrazio per avermi seguito, vi lascio alla sigla finale e alla prossima, community!
c'ho 20 anni, perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri. Ma c'ho solo 20 anni e già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso. Ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo, quindi scegli le cose che son davvero importanti. Scegli amore o diamanti, demoni o santi. Sarai pronto per lottare oppure andrai via e darai la colpa agli altri, io la colpa sarà tu. Correrai diretto al sole oppure verso il blu. Sarai pronto per lottare per cercare sempre la libertà, è andare un passo più avanti, essere sempre vero, spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, e prometti domani a tutti parlerai di me. E anche se ho solo 20 anni dovrò coprire. C'ho 20 anni e non mi frega un cazzo, c'ho zero da dimostrarvi. Non sono come voi che date l'anima al denaro, dagli occhi di chi è puro siete soltanto codardi. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, spiegare cosa è il colore a chi vede bianco e nero. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, e prometti domani a tutti parlerai di me. E anche se ho solo 20 anni dovrò correre. Sarai pronto per lottare oppure andrai via e darai la colpa agli altri, io la colpa sarà tua. Correrai diretto al sole oppure verso il buio. Sarai pronto per lottare per cercare sempre libertà. C'hai 20 anni, sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi, e farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni. Amarti ma fatica, mi svuota dentro qualcosa che assomiglia al ridere nel pianto. Amarti ma fatica, mi dà malinconia che vuoi farci la vita. È la vita la mia, amami ancora quando dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente. Amarti mi consola le notti via.
consola. Mi dà allegria che vuoi farci la vita, ma la vita è la mia.
sfiga fra le dita, io con la sfiga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. Buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni e vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori e non li prendo a calci sui portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di testa. Io ho scritto pagine e pagine, penso sale poi lacrime, questi uomini macchine non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se provi il senso del tempo risalirà dal tuo Dio. Non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal tuo giusto di vista, nel tempo senti le prese, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se puoi fermarmi di terra prova a tagliarmi la testa perché... I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. I love you since this morning, not just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying on my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sexter, wanna be a teacher. I wanna be a singer, wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna live ya. Cause baby, I'm your deathbed, I'm my Goliath. Because I'm the devil, it's a temporary redemption. And I'm a lawyer, it's a temporary redemption. And I'm a healer, it's a temporary redemption. I'm a motherfucking monster, it's a temporary redemption. And I'm a bad guy, it's a temporary redemption. And I'm a longer, it's a temporary redemption. And I'm a freak that is a temporary redemption. I'm a motherfucking monster, it's a temporary redemption. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heart beat. I wanna be a good boy.
Cause you could be the beauty and I could be the monster. I wanna make it right, I wanna make it better. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I want it for these things like you're my telecaster. Cause I'm the death of researching for redemption and the noise. Hallelujah, researching for redemption and the noise. I'm free that researching for redemption. I'm a motherfucking monster. Get annoyed. Wanna be stuck in your head, make you go wild. I wanna drive you till the morning light. And I wanna leave you alone in the middle of the night. I wanna be a good man and see you smile. And I wanna swim between your thighs. I wanna fuck you till you scream and cry. No rush. Go ahead. Okay, now we're gonna play my favorite song.
okay? That's our latest single. And it's a pretty famous Italian exclamation. How does it go? Very well, you did your homework. Okay, go ahead. Okay, thank you guys. Hope you enjoyed it. We did. Thank you for being here. We had a lot of fun. We love you. See ya. Hello again, bitches! How are you? Are you ready for another one? I can't fucking hear you. Are you ready for another one? Well, I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Whoop! Woo!
love you since this morning, not just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying no more tears and that fucking pathetic. I wanna make your heart trip, then I wanna meet ya. I wanna paint your face like your mom on a Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown, cause I just wanna meet ya. Then I wanna leave ya, cause baby I'm your deathless head, your Michael Eyes. Because I'm the devil, and I'm a lawyer, and I'm a killer, who's searching for redemption. I'm a motherfucking monster, who's searching for redemption. And I'm searching for redemption, and I fall. We're searching for redemption, and I fall. Freak that, we're searching for redemption. I'm a motherfucking monster. We're searching for. Slave, I wanna be a master. I wanna make your heart beat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I wanna make you fight, I wanna make you better. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my starter master. And if you want to use me, I could be your papa. Okay guys, now we need you. Gonna take that shit off. I wanna be a slave, I wanna make your heart bleed. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. You have to go to the side, create some space in the middle. Yeah, I like what I see. Come on, faster! Come on! Come on! More space. You're gonna have fun. Open up! Open up! Open up! Open up! We need more, we need more, we need more! Are you ready? Are you ready?
Thank you. Bye. Giochiamo con le stelle, stelle. So I am so like you don't know me in podcast. Salve amici della pace mondiale. Sempre su Radio GBJ Internazionale, non perdetevi mai l'esclusività universale di Astral Music, la neo generazione stellare, con Fuego Astral. Un fantastico viaggio sonoro, oltre l'immaginabile, extrasensoriale. Informatevi sempre sui nuovi programmi di Radio GBJ Internazionale e avrete anche sempre grandi novità per un futuro gioioso. Ciao da Fuego Astral e buon ascolto a tutti. Giochiamo con le stelle. So I am so like you probably gonna be in podcast.